Allora, le premesse ci sono per trascorrere insieme questo momento in musica e, come ha già detto il nostro presidente, abbiamo qui come ospiti quattro professionisti. E allora, brevemente, proprio così vi do così due accenni su ciascuno di loro. Il primo, che è già stato nominato, Vincent Lepap, è nascosto, eccoli che arriva, perfetto. Allora, dal 1994 vincitore del concorso per primo trombone al Teatro Regio di Torino. Egli è docente internazionale e insegna al biennio superiore presso il Conservatorio di Musica di Aosta e la Scuola Civica di Torino. È l'ideatore e il direttore artistico dell'Accademia Europea del Trombone, che ha sede qui da noi, nei locali della Casa della Musica di Porta Comare. Vincent Lepap! Abbiamo poi David Ceste. Sta arrivando. Io vi dico che David Ceste si diploma con il massimo dei voti nel 1996 presso il Conservatorio Verdi di Torino sotto la guida del maestro Floriano Rosini, e dall'anno 2000 ricopre il ruolo di secondo trombone presso l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Quindi un bel applauso anche a David Ceste. Abbiamo poi un astigiano d'oro, Davide Masenga. Eccolo qua. Lui sì che è un profeta in patria. Si è diplomato presso il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino nel 1992 con il massimo dei voti, sotto la guida del maestro Capriuolo. Dal 1995 collabora con l'Orchestra del Teatro Carlo Felice e nel 2000 è risultato vincitore del concorso per primo trombone nella suddetta orchestra, dove attualmente ricopre il ruolo. Davide Masenga! E concludiamo con Massimo Gianangeli. Massimo si è diplomato in trombone presso il Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro, sotto la guida del maestro Renzo Brocculi. È il primo trombone solista dell'Orchestra Sinfonica Regionale delle Marche, denominata ICO, istituzione concertistico orchestrale, e attualmente è docente della classe di trombone presso il Conservatorio Statale di Musica Paganini di Genova. Massimo Gianangeli. Bene, questi quattro professionisti accompagneranno la nostra orchestra in questa serie di brani che adesso andremo ad ascoltare. Abbiamo fatto un grande applauso a tutti quanti loro, ma dobbiamo accogliere con un grandissimo applauso il maestro della nostra banda, Marco Scassa. Si può dire che sia più che professionista, perché oramai è un docente di musica da in pensione, docente di musica in pensione, ma continua perché gli piace.